Lingua delle voci, italiano. Oh, italiano, ya? Italiano, ya, ya. Italiano anche lui. Lui è un po' più giù. Italiano. Ma l'hanno quindi doppiato? No, assolutamente, voglio sentire... Doppiato? Cosa? L'hanno doppiato... Hanno doppiato la demo di Resident Evil 2. Non so perché sta... Questa animazione mi ha fatto ricordare tantissimo Tokyo Ghoul, non so per quale motivo. Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di demo. Cioè in realtà non è del tutto una serie, perché arriva una volta ogni tanto, soprattutto quando... ne ho voglia. Oggi siamo con... Inoltre l'ultima demo non mi ricordo nemmeno quale fu. Ah, quella di Zoe, una cosa del genere, insomma. Era un videogioco su degli zombie, insomma, con un omone che assomigliava a quello di One Piece, ma vabbè. Allora, oggi, come vi ho detto, siamo su Resident Evil 2. La versione finale del gioco potrà essere differente da questo da questa demo. Questa demo terminerà dopo aver giocato per 30 minuti. Questa demo può essere giocata solo se connessi a internet. Per Leon S. Kennedy, figlio del presidente Kennedy, doveva essere soltanto una breve sosta, l'ultima fermata a una stazione di servizio appena fuori città. Non avrebbe mai immaginato di rimanere circondato da un'orda di zombie. Assieme a Claire Redfield, una ragazza da poco incontrata, Leon riesce a raggiungere Raccoon City, ma è subito costretto a separarsene a causa di un incidente. Che fortuna del cavolo. Dopo aver evitato innumerevoli pericoli, Leon riesce a raggiungere la centrale di polizia di Raccoon City. Potrà ora considerarsi al sicuro? A occhi e croce, non credo. Ah, partiamo proprio così, su due piedi. Non c'è nessuno? Aspettate, ma questo è il doppiatore di Trunks. Comunque, esamina. Ah, vabbè. A quanto pare quella porta non si può aprire. Sì, ma cosa sarà mai sta cosa, eh? Scritto in inglese. Cavolo. Addirittura. Cioè in una stazione di polizia ci sono veramente quei quadri. Alla faccia. Ci sono delle munizioni. Ah, e addirittura si può vedere il nostro battito cardiaco. Tipo se ci cacchiamo sotto, addio. Oltre che mostra la tua posizione, allora ti mostra anche tutti gli oggetti che hai trovato, ma non hai raccolto. Congratulazioni da parte di tutto il dipartimento per aver completato l'addestramento. Per l'orientamento faccia rapporto alla centrale di polizia di Raccoon City venerdì 25 settembre alle ore 8. Non so perché stavo dicendo in automatico, non stava venendo 25 dicembre, vabbè. Eh sì, come regalo di Natale è arrivato. Ok, c'è un computer. Ci deve essere qualcuno. Ci siete? C'è una via d'uscita! È scritto qui! Ma questa è la voce di... del doppiatore di Yugi. Di Yu-Gi-Oh! Battere i forzi! Corridoio est! Sì, è la sua. Ok. Quindi devo trovarlo. Inoltre ci assomiglia vagamente, non so perché a Trunks, ma vabbè. Keep out. Da adesso voglio cercare di non perdere tempo, perché sennò passano già i 30 minuti e so cavoli. È tutto buio e c'è sangue ovunque. Ci siamo imbattuti in una centrale di polizia molto, ma molto misteriosa. Che succede? Forse lì dentro c'è qualcuno. Coraggio. Ti giuro, mi sto già cacando sotto, E questo corpo? Fantastico, delle munizioni. Vediamo un po' cosa attiverà. Ah, le luci. Comunque, mi sa tanto che da qui non se puete. Ti giuro che c'ho una FIFA, mi sto cacando sotto. Vai, Trunks.
Facci vedere chi sei, quanto sei forte. Cos'è? Medicina? Spray medico. Cacchio? Ah, avete intasato il cesso? Bravi, complimenti. Oh, oh. Ce ne sono un bel po'. Aprite! Vi prego! Aspetti. Aprite questa cazzo di casa! Dove sei? Oh, di qua! Ti faccio uscire! Aiutami! Ti prego! Dammi la mano! Ti ho preso! Dammi anche l'altra! Oh mio Dio! Ecco, è morto. Si salve, sono... Sono l'uomo della pizza. Cioè no, in realtà non lo sono. Taccuino della gente. Parcheggio. Ma cos'è? È un luogo. È una cosa sotterranea. Ok. Dunque qui. Oh. Succede. Oh oh. Ok. No. 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 Stai indietro. Oh mio Dio, è più difficile di quanto pensassi. Oi, non mi prendere. Oh mio Dio, andiamocene. Via, dobbiamo ritornare indietro. No, non è vero, sono ritornato. Da dove sono venuto? Non mi ricordo. Oh! Oh! Headshot! Oh! No! No! Oh, rimani indietro. Cristo, oh, sono ovunque. No, no, non mi tradire. Oh cavolo. No, no, sto facendo cagare. No. Ok. Ok, andiamocene veloce. Deve essere da qui. Ha detto torna all'inizio. Madonna raga, è complicato perché là con la mira. Attento. Sei al sicuro? Bella. Per ora. Non stai per niente. Grazie. Bene, eh. A te servirebbe tutt'altro che un dottore. Leon Kennedy. C'era un altro agente, io non... Alzati. Sono certo che hai fatto del tuo meglio, Leon. Ti vedo un po' troppo pallido, a dire la verità, eh. Palidino. Qualcuno sa come è iniziato? Non ne ho idea. Ma onestamente ti basterà sapere che non si esce vivi da qui se non si fa attenzione. Avrei dovuto cominciare la scorsa settimana, ma hanno rimandato. Se fossi arrivato prima. Ma ora sei qui, Leon, il resto non conta. Ok, tenente. Pronto. Forse potrai uscire vivo dalla centrale. La gente che hai incontrato, Elliot, credeva di poter fuggire da questo passaggio segreto. Ah, quello che abbiamo visto prima. Ma è perfetto. La porterò all'ospedale. No, io non sono una priorità ora. Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora. Al massimo mi mangeresti. Non posso prendere. Zitto! E non fare il mio errore. Se incontri uno di quei cosi, con la divisa o meno, tu non esitare.
o li ammazzi o scappi. Chiaro? Sì, non sì. Mi guardare. Ok, coltello da combattimento. Quindi possiamo ucciderli come a The Last of Us? Ok, che figata. E per mantenerlo in mano bisogna tenere premuto R2. Ok, che figata. Vuoi un colpettino? Ma oh, trova i 3 medaglioni. What? E da dove? Oh. Ok. Inoltre stavo per finirle le munizioni. Cioè veramente stavo a secco. Vabbè, anche adesso non è da meno il mio stato, però. Come ti senti? Non è che all'improvviso mi viene addosso? E a quanto pare dovrei entrare da qui. Di regola quello potevamo anche farlo senza il coltello. Che tanto, beh, scoccia. Attenzione alla testa. Cos'è? Pianta verde. Ok, c'è del sangue qui. Spero che non lo utilizzi per qualche altra cosa, come dire. Wow. Eccolo. Ma Cristo santo. Qua il primo giorno ne sta vedendo di tutti i colori. Cosa? Oh. Wow. Stai a... Oh mio... Pa... Wow. Meno male che è chiuso. Comunque... Oh Madonna santa! Esci la testa. Sarebbe stato molto meglio che non la uscissi, ma vabbè. Oh! Fai come a Michael Jackson? Direi proprio di no. Ma che sei seria? Oh no 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 no! Quanti colpi te ce vogliono? Ah, stai giù! Ma non puoi, bra! Ok, prima così avrei dovuto fare. Ma sei seria? Ma che... Oh, quanti colpi te ce vogliono? Beh, però ridammelo, eh. No, ancora. Fai vedere il sedere. Una bella puntura al sedere. Fammore ammazzata. Ci ho sprecato tutti i colpi che avevo procurato. Fantastico. In compenso li abbiamo trovati un po' qua. Un po'. Alla faccia. Alla faccia del piffero. Weapons Locker Keycard. Ok. Fantastico. Abbiamo trovato una keycard. La mappa della centrale. Fantastico. Sentite qualcosa anche scricchiolarsi qui dentro. Vabbè, vai. Eccola là. Uè. Salve. Fantastico. Ok, con quadrato, è vero, quanto sono scemo. Ma quella è una testa. Eh sì, fate il caffè? Pronto? Ufficio Ovest. Wow. Polvere da sparo. Ni morti tuoi, m'ha fatto cacà sotto. Sta giù, imbecille. Che non sia... Ti stai giù, Kumba.
faccio esplodere. Rapporto dell'operazione. Va bene, altro rapporto. Elliot, sì, hai incontrato A.E.T. Chi è? Benvenuto Leon. Ah, ecco, pensavo fosse ritornato in vita quello. Sta fermo lì. C'ho una mira che fa faville. Hai visto? Comunque mi pare che esplode prima il cervello quando gli sparate. Ok, continuiamo. Continua. Ci sarà qualcosa. Oh, una cassaforte. Ci sarà un codice. Guarda un po' se mi danno le cose incomplete. Raga, non la so scassinare. Non sono un ladro io. Ok. Addentriamoci. Stavo scherzando. Vabbè, ritorniamo indietro. Complimenti, così impari. Da due. Oh, madonna della misericordia. No. Che ti piacciono le piante? Volevi fare il giardiniere? Questo posto non mi piace per niente, ma vabbè. Oh, munizioni. Ah, ok. Fantastico. Fucile a pompa. Che cosa? Di che cosa stiamo parlando? No! Ok. Quindi. Fucile a pompa. Colpi. Ma spettacolo. È il fucile a pompa. Eccolo qua. Posso farlo? Saliamo. Non ci curiamo di lui. Ma andiamo avanti. Pianta rossa. Qua ci facciamo male, o sbaglio? È vivo? Vabbè, andiamo sopra, va. Altri colpi della pistola. Oh, c'è la forma. Ah, ok, della. È della bambolina qua. Della statuetta. Chiave blu. E come la prendo la chiave blu? Lo so che il mio inventario è pieno, ma come faccio? Ok. Cos'è stato? Cos'era quello? Che è sta roba? Assi di legno. C'è del sangue qui. Perfetto. Sono Marvin. Porca miseria, Marvin. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. Porca miseria. Ma ha fatto spawnare, ciccio. Oh oh. Ma qua se non c'è un cavolo, io me ne andrei. Ho qualcosa da mostrarti. Cosa? Borsello. Oh, fantastico, così abbiamo più spazio. Prendiamo le assi di legno. Ma poi devo prendere anche la chiave blu. Dov'è? Chiave blu? Era da quest'altra parte. In questa porta. Ok. Chiave blu. Perfetto. Grazie tante al borsello. Noi intanto ci dobbiamo ritornare da Marvin. Oh, ma io cerco le scale. Che diavolo sono? Anche era qui.
Mali morti tuoi. Ando vai. E io me ne vado. Ciao. No. Ma ne sono due. E ti faccio. Che schifo. Oh. Oh. E mano. E mano. Cioè esplodere le cervella, anzi. Usa. Porca miseria, dov'è? Merda. Aspettate, ma quella cos'è? Porta di picche. Non è che è la chiave per... Sì, grande! E vai! Ci sono riuscito. Eccoti. Mamma mia, mancavano 8 minuti. Guarda qua. No, 7. Solo che non so quanto riuscirò a fare. Lo sapevo. Ce l'ha fatta. La conosci? Sì. Si chiama Claire. Sono arrivato con lei. Puoi raggiungere il cortile dal piano di sopra, alla est. Capito. Grazie, tenente. Grazie per aver giocato. Quindi questa era modalità standard, tempo di completamento 22:10. Quindi qua finisce completamente la demo. Perfetto. Non mi trovate con gli stessi vestiti dell'altra volta, perché appunto avevo sprecato troppo tempo. Non ero riuscito a completarla del tutto la demo. Ho dovuto giocare con l'account di mia sorella per completarla. Comunque, sono riuscito a completarla, sono contento. Io spero che questa demo vi sia piaciuta. Noi ci vediamo con la prossima demo, che sarà su Detroit, molto probabilmente. Io spero che questa demo vi sia piaciuta. Se questo è stato, mettete un bel mi piace, come sto parlando brutto. Bel mi piace, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Bella ragazzi.